domenica a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. È stata una settimana molto intensa, dunque ripercorriamo insieme i fatti più importanti. Questa mattina è iniziato il tipo di servizio annunciato che praticamente taglia una corsa all'ora sia della linea 1 che linea 2, di conseguenza invece delle solite 6 erano 5. Poi dalle 6.45 alle 7.45, solitamente che è l'ora dei pendolari, c'è il supporto di linee bis, di corse bis, cosa che non è avvenuta oggi. Regolarmente i pendolari sono arrivati e gli imbarcaderi si sono riempiti. Un anticipo dell'apocalisse che si scatenerà compiutamente solo lunedì prossimo, quando oltre all'orario invernale già entrato in vigore scatteranno anche le annunciate limitazioni del traffico in Canal Grande. Il primo giorno di nuove regole ha intanto visto ridursi da 11 a 5 le corse della linea 2 nell'orario strategico tra le 6.57 e le 7.47 del mattino, con le prevedibili conseguenze per i passeggeri dei vaporetti. Le prime corse bis sono cominciate alle 7.45, come aveva annunciato Seno nei giorni scorsi, dicendo faremo corse bis di rinforzo soprattutto per i pendolari che arrivano in stazione Santa Lucia. Però alle 7.45 è già tardi, perché i pendolari, soprattutto inizio settimana, alle 7.45 sono già nei pressi dei posti di lavoro, non è che devono partire. Poco dopo ci si è messa anche l'acqua alta a complicare le cose, con ulteriori ritardi nella navigazione, e tra gli utenti qualcuno giura di aver presentato personalmente due esposti alla Capitaneria di Porto per navigazione pericolosa, sventolando foto di vaporetti stracarichi con la marca di galleggiamento sotto il livello del mare. E da lunedì 11, a meno di nuovi colpi di scena, la situazione peggiorerà ulteriormente, con le categorie pronte al fermo a tempo indeterminato se l'amministrazione non tornerà indietro sulle nuove regole per tassisti e trasportatori. Una nuova legge speciale per Venezia che ridefinisca poteri e finanziamenti per la città più bella del mondo. La proposta, estesa dal senatore veneziano Felice Cassone, ha cominciato il suo iter con le audizioni in prefettura della 13ª Commissione Permanente di Palazzo Madama. Centrale il nodo dei fondi per la salvaguardia, il cui meccanismo si vorrebbe rivisto in un'ottica federalista. Viene proposto di utilizzare una normativa che in questo momento è utilizzata solo per il Friuli Venezia Giulia, e cioè la possibilità concretamente di utilizzare le risorse direttamente che arrivano dal territorio, almeno in una parte consistente. Quindi quello che arriva ad esempio dai pagamenti di imposte, di tasse di vario genere, quello che entra dai proventi ad esempio del porto, che rimanga sul territorio per la grandissima parte, e che quindi quello che viene pagato venga riutilizzato qua. Un maggiore federalismo è auspicato anche dal sindaco veneziano Giorgio Orsoni, soprattutto in materia di competenze che andrebbero concentrate nelle mani degli enti locali. Mentre per quanto riguarda il denaro, il governatore Luca Zaia ricorda come si tratti di soldi che non sarebbero il frutto di un regalo. Paghiamo 21 miliardi di tasse all'anno, non è che andiamo a mendicare questi soldi. Sono soldi nostri per la città più bella del mondo. Al ministro Graziano Del Rio, che poco prima definiva le regioni enti ormai solo burocratici, il governatore risponde così. La regione è il vero livello del federalismo reale, e del resto basterebbe rispondere e far capire ai cittadini con un sondaggio: preferite che la sanità del Veneto sia ancora seguita e curata dalla regione del Veneto o la dobbiamo consegnare a Roma? Immagino che la quasi totalità dei veneti siano per il Veneto, visto i danni che fanno a Roma. Oltre 1 miliardo di euro di tasse in più nel 2014, un aggravio fiscale di 2 miliardi e 634 milioni che interesserà gli istituti di credito. A dirlo sono i dati elaborati dalla CGA di Mestre. Questi dati che vengono dalla legge di stabilità sono 2 miliardi e 6 che nel 2014 lo Stato avrà di tasse dalle banche, in più di prima, con un accordo secondo me, nel senso che questi pagheranno 2 miliardi 634 milioni di euro in più. Ora, questi fanno comodo il bilancio dello Stato, però si dà il caso che questi soldi siano un problema oggi per le banche. Nel 2014 è previsto un aumento del PIL, una crescita quindi, e in quel momento le imprese, soprattutto le piccole, avranno bisogno di liquidità e di soldi. Se le banche le pagano allo Stato come tasse, difficilmente le daranno alle aziende, perché già adesso c'è una stretta creditizia che fa sì che le aziende arrivino pochi soldi. Naturalmente se le aziende non hanno i soldi per crescere, stanno a casa anche le persone, perché l'occupazione è concentrata quasi per il 57% nelle aziende al di sotto dei 98, diciamo dei 20 dipendenti, che sono il 98% delle imprese italiane. Se prendiamo le imprese al di sotto dei 50,
Beh, queste sono il 99,4% delle imprese e rappresentano quasi il 70% dell'occupazione. Quindi se non arrivano questi i soldi, l'occupazione diminuirà, aumenterà la disoccupazione, caleranno i consumi, cioè ci troveremo in una situazione disastrata. Affermazioni che hanno scatenato l'ira del ministro per lo sviluppo economico Zanonato, che su Twitter ha scritto «basta numeri sparati a caso». E il segretario Bortolussi replica: l'unico che spara numeri a caso è lui, perché noi, i nostri dati sono precisi. Io ribadisco, tutti gli italiani messi insieme parleranno 1.108.000.000 di euro in più. Qualcuno, Fassina, dice ma le famiglie pagheranno di meno perché pagheranno di più le banche. Io sto dicendo che ci sono più tasse. Poi chi pagherà in più o in meno è tutto da vedere. Ho spiegato prima che c'è il pericolo che questi soldi le banche li riversino sui cittadini. Una graduale riduzione dei passaggi delle grandi navi per il canale della Giudecca e il bacino di San Marco, a partire dal blocco immediato delle navi con stazza superiore alle 96.000 tonnellate, ritenute incompatibili col delicato contesto lagunare. La decisione è stata presa in queste ore dal premier Enrico Letta, seduto al tavolo romano insieme ai tre ministri di Infrastrutture, Ambiente e Cultura, la Regione Veneto, il Comune e la Provincia di Venezia, l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto. Una soluzione ottimale, secondo il governatore Luca Zaia, che attenua da subito l'emergenza per poi arrivare a una via alternativa tramite il canale Contorta Sant'Angelo. È sicuramente la soluzione sulla quale si lavorerà fin da subito, puntualizza Zaia, non scartando tutto quello che potrà essere utile da valutare nel frattempo. L'ipotesi non piace invece al sindaco Giorgio Orsoni, che ribadisce con forza la sua perplessità. È un'opzione, ammonisce, che dovrà essere studiata per verificare l'impatto che potrà generare sull'ambiente e sull'ecosistema. L'importante, conclude ottimisticamente il primo cittadino, è che oggi si è invertita finalmente la tendenza al gigantismo in laguna. Credo sia stato posto un punto fermo, stabilendo finalmente che le megacrociere non sono compatibili con Venezia. All'inaugurazione del Salone del Motociclo ci saranno anche i lavoratori dell'Aprilia, marchio controllato da Piaggio, con lo slogan «Aprilia siamo anche noi e vogliamo continuare a vincere». L'obiettivo, il messaggio che vogliamo mandare come delegazione RSU di Aprilia, no, alle Scortè, è quella di dire che Aprilia a tutt'oggi è un'azienda viva che punta a guardare nel futuro, e quello che chiediamo alla proprietà di Piaggio è di continuare ad investire in Aprilia per guardare ad un futuro che non abbia un breve termine, bensì che guardi al prossimo decennio e che mantenga viva quella che è la produzione proprio nel veneziano, che è dove è nato questo marchio. A presidiare ci saranno una trentina di persone tra dipendenti e rappresentanze sindacali, per ricordare a tutti coloro che si occupano di moto che Aprilia c'è e produce. Sarà una manifestazione caratterizzata soprattutto dall'incidenza dei valori e della cultura dei lavoratori Aprilia, di persone che sono state nel territorio con le loro competenze e le loro capacità e che sono e da 20 anni in questo territorio a sviluppare, a far crescere questo marchio nel tempo e negli anni. Intanto oggi i sindacati hanno avuto un incontro in regione con l'assessore al lavoro Elena Donazzan. Abbiamo chiesto un incontro all'assessore Donazzan proprio perché stiamo cercando che in questa vertenza ci sia l'appoggio di tutte le istituzioni locali, quindi comune, provincia e regione, per far sì che la vertenza abbia un carattere territoriale e che le istituzioni ci accompagnino verso quello che sarà un futuro incontro, ci auguriamo, con Zanonato. Presidente, come giudica la decisione di Roma per quanto riguarda le grandi navi in laguna? Beh, in maniera positiva è vero giro di boa, lo possiamo dire, anche perché si inizia con una graduale riduzione per poi arrivare nel giro di 24 mesi ha una viabilità nuova, alternativa, e quindi le navi non passeranno più davanti al bacino San Marco e canale della Giudecca. Venezia può rinunciare alle navi da crociera, secondo lei? Ma guardi, rinunciare alla croceristica significa due cose: non avere poi quel flusso e quelle attività economiche che oggi danno lavoro a 3.000 persone e fatturano circa 450 milioni di euro, da un lato, che è anche attività, diciamo, turistica. E dall'altro ricordiamo che nel momento in cui Venezia rinunciasse ad essere un porto, cioè porto di riferimento della croceristica, la crociera nel Mediterraneo avrebbe un altro porto di riferimento, perché molti di questi croceristi arrivano in aeroporto, si imbarcano in nave e partono. Per cui magari a Venezia verrà scelto Istanbul e poi piangeremo ancora nuovamente perché abbiamo perso un'altra fetta di opportunità e di economia.
passaggi ormai all'anno sono circa 800 tra grandi e piccole navi. La verità è che il calo è gradualmente, penso già la volta del 2014, sarà almeno del 40% inferiore. Provocò la morte del piccolo Alex, è stato condannato a 6 anni di reclusione. Una pena pesante, visto che nella maggior parte dei casi i cosiddetti omicidi stradali si risolvono con patteggiamenti inferiori ai 2 anni e l'applicazione della condizionale, quindi senza carcere. Christian Bordina, oggi 24enne, l'anno scorso, il 5 maggio, causò la morte in un incidente stradale del piccolo Alex Ferro di Sant'Anna, che aveva solo 4 anni, e di un altro ragazzo, Nicola Zulian, di 22, che viaggiava in macchina con lui. Il pubblico ministero ha negato il patteggiamento richiesto dall'imputato. Due le aggravanti. Il ragazzo si era messo al volante con un tasso alcolico di 1,2 grammi per litro e in più viaggiava a 150 km orari in un tratto dove il limite è di 90. Lo schianto avvenne nel comune di Rosolina. Rimasero coinvolti la mamma, il papà, il fratellino di Alex e una ragazza che viaggiava in auto con Bordina. L'avvocato del ragazzo ha optato per il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena. Il risarcimento per la famiglia è stato stabilito in 1 milione di euro. Un capitello, dentro la statua della Madonna, sin qui nulla di strano. Il problema è che Maria imbraccia un'arma. Sta suscitando la profonda indignazione del popolo, degli internauti e non solo, il video pubblicato da Verde Litorale su YouTube. Mostra quella che è già stata ribattezzata la Madonna con il fucile. La statua si trova a Cavallino Tre Porti, lungo il canale San Felice, nell'incavo di una grossa bricola lignea posizionata sopra una barena. È stata messa lì dai cacciatori, a protezione, si legge nell'iscrizione, di tutte le persone che amano la laguna. Un gesto però che ha urtato la sensibilità di molte persone che ora parlano di blasfemia. Dicevo prima che è di cattivo gusto, ma non soltanto, ma mi pare che veramente sia una contraddizione in termini, sia un qualcosa veramente che renda spiacevole, che renda da rifiutarsi immediatamente un gesto di questo genere, che mi pare che sia proprio in contraddizione con la personalità che per noi rappresenta la Vergine. Gli autori del video chiedono al sindaco di intervenire e rimuovere l'immagine. Io credo che dovrebbe essere che il buon gusto della popolazione e del sindaco stesso consigli a questi cacciatori, se vogliono fare una cosa cortese, di invece una Madonna con gli uccelli che le volano accanto, piuttosto di mettere i fucili in mano, che poi è una trovata che non credo che trovi riscontri nella storia. Ci hanno detto di uscire, che non era un'esercitazione, che era una fuga di gas. Si sentiva al primo piano, a piano terra, che c'era gas, siamo usciti. Attimi di paura questa mattina verso le 11.45 in via Orsato 3 a Marghera. A causa di un forte odore di gas, i vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti, una volta giunti sul posto hanno evacuato l'edificio che ospita la redazione di Rete Veneta, alcuni studi di Mediaset e la palestra, nonché il negozio cinese a fianco al piano terra. L'odore l'hanno sentito passando per le strade, per cui ci hanno avvisato. Una trentina le persone coinvolte che sono scese in strada per permettere ai vigili del fuoco di capire la provenienza dell'odore, che all'interno dell'edificio si sentiva molto di più sulle scale piuttosto che nelle sedi. Ecco perché in molti non si erano resi conto di nulla prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia. L'area è stata messa in sicurezza per circa un'ora. I pompieri hanno passato al setaccio le auto parcheggiate, le tubature e i tombini. Alla fine, soffermandosi proprio su uno di questi, dal momento che l'ipotesi più accreditata è che proprio all'interno ci fosse del GPL ancora in forma liquida, forse perso da qualche mezzo, anche un furgone. L'allarme è rientrato. È un momento di crisi, si cerca di rastrellare di tutto e anche il costo della concessione demaniale per l'alloggio della barca in acqua è stato rivisto a rialzo da circa 180 euro a 250. Il magistrato alle acque rivede a rialzo i canoni delle concessioni demaniali e chiede ai titolari di posti barca nella laguna di Venezia di pagare la differenza dall'anno di avvio del rapporto.
a partire dal 1989. Per chi ha ricevuto la lettera è stato un brutto colpo, con migliaia di euro da versare. Sicuramente si parla di cifre molto ingenti e soprattutto persone che già hanno detto che non avranno la capacità di poter affrontare. Parliamo anche di pensionati che hanno il barchino, che lo utilizzano qualche giorno per andare, qualche volta per andare a pescare. Per molti sono ormai scaduti i 120 giorni indicati nella lettera per il pagamento dei conguagli e quindi, in mancanza di un intervento in condizioni di morosità, i concessionari che si trovano in questa situazione rischiano la revoca della concessione stessa, anche se hanno pagato sempre e regolarmente quanto richiesto anno per anno. Il difensore civico regionale ha già evidenziato che per i canoni la prescrizione di 5 anni. Soprattutto la cosa ci pare incredibile e paradossale, in quanto si torna indietro di 25 anni quando sappiamo che la legge sostanzialmente prevede di non poter andare indietro di 5 anni. Quindi in questo caso potrebbe, a nostro avviso, essere giustificata una richiesta di denaro dal 2008 ad oggi e non dal 1989. Oggi siamo qui perché il contratto nazionale di lavoro è scaduto da 10 mesi, il contratto nazionale di lavoro dei porti, e non ci sono ancora le condizioni per rinnovarlo, anzi le richieste che hanno fatto i datori di lavoro sono assolutamente oscene. Stanno cercando di togliere anche i primi 3 giorni che prima il datore di lavoro pagava, adesso li stanno togliendo e quindi verremo praticamente al lavoro senza essere pagati nella malattia i primi 3 giorni. 24 ore di sciopero. Stamane, a partire dalle 6.30, i lavoratori del porto di Venezia hanno incrociato le braccia e organizzato un presidio con volantinaggio all'ingresso di Porto Marghera. Motivo: il mancato rinnovo del contratto nazionale, come ci hanno spiegato. Sono circa 1.500 i lavoratori interessati tra il porto di Venezia e quello di Chioggia. Se questa protesta non dovesse bastare, i lavoratori non si fermeranno qui. O faremo anche a oltranza. Andremo avanti fino a che i cari signori politici non si vedono un po' con le idee chiare, perché promesse, quando hanno preso la poltroncina ce lo mettono a quel posto. Oltre al presidio è stata bloccata anche la strada con dei tir, facendo innervosire anche qualche automobilista. Non è regolare che uno parcheggi in mezzo alla strada un camion, lo metta di fianco, blocchi e lasci passare la circolazione normale. È morta a 92 anni e ha deciso di lasciare tutto il suo patrimonio al Patriarcato di Venezia. Un insieme di immobili e terreni il cui valore si aggira intorno ai 40 milioni di euro circa. Ora toccherà alla Curia Lagunare accettare o meno il lascito. L'atto testamentario è nei confronti del Patriarcato, nel quale, come si suol dire, viene a costituirsi una fondazione che deve realizzare gli obiettivi. Il Patriarcato, solo nel momento dell'accettazione, potrà allora diventare disponibile dei beni, insomma. Si tratta di 16 fabbricati e 56 terreni che, secondo la volontà della donna residente nel Pordenonese, devono rimanere agricoli. Niente costruzioni dunque. Devono essere spazi a disposizione dei giovani. In modo veramente è stato anche un gesto pensato, non è stato un gesto impulsivo, dato che il testamento, diciamo, risale a un anno e mezzo prima del suo decesso. L'ipotesi è che comunque, ecco, aveva un'attenzione rispetto alla realtà del patriarcato, che però, devo dire onestamente, non so da dove deriva o da quali rapporti che aveva precedentemente o durante la sua vita. Ora tutto verrà esaminato con calma, poi si deciderà. Noi dovremo realizzare, ecco, questa sua... il suo desiderio, insomma, quello che lei pensava. E questi erano gli eventi più importanti della settimana che chiudono TG Venezia Mestre. Noi vi diamo appuntamento a domani, vi auguro una buona serata, arrivederci.